Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del giorno dopo barra pagellone inerente alla partita, come ovvio che sia, Sampdoria-Napoli. Napoli che umilia, batte, schiaccia, affossa i blucerchiati per ben 4-0, secondo 4-0 consecutivo, 8 gol in due gare, 8 gol in due gare in trasferta, lo voglio sottolineare perché in trasferta tutti dicono è facile, vabbè, sono squadrette. Affrontare l'Udinese e la Sampdoria in casa loro è sempre molto difficile. Io questo lo intendo sottolineare, perché molti dicono vabbè 4-0 una squadretta. No, assolutamente no, quindi levate questo pensiero delle squadrette, anche perché le partite le devi giocare e devi convincere, cosa che il Napoli ieri ha fatto in parte, almeno dal punto di vista offensivo, mentre dal punto di vista difensivo e dal punto di vista della costruzione deve ancora migliorare qualcosina. Ma prima di parlare in maniera approfondita, io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a condividere il video, lasciate tantissimi mi piace se il video vi dovesse piacere, inoltre cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati. In descrizione troverete tutti i miei profili social, Twitter, Instagram, il mio secondo canale YouTube e il link del canale Viola. Oltre a tutto questo, sito Che Calcio, codice PEP per ottenere il 15% di sconto o di superiore 79 euro, spedizione gratuita. Ma ci sta la promozione che dura fino al 5 ottobre, ovvero pagate tot e otterrete un kit gratuito, ok? Quindi kit vuol dire maglietta e pantaloncino. Spendete 49 euro dei prodotti, vi regalano un kit. 89 euro, due kit, 149 euro, due kit. E inoltre andate nel loro gruppo Telegram che faranno diversi giochi e potrete ottenere prodotti gratuiti. Allora, prima di parlare del video voglio rispondere a un commento di Franco Armani, che non ha detto niente di chissà da prendersela, da attaccarlo, pammore di. Però Franco Armani, che saluto e ringrazio per aver visto il video, se l'hai visto tutto, caro mio, ha scritto, o meglio, ha commentato: perdonami, ma non diventi grande dopo aver vinto 5 partite. Allora, se tu sei juventino, interista, milanista e dici non diventi grande dopo aver vinto 5 partite perché devi vincere, in parte concordo, però io ho fatto quel titolo del Napoli grande squadra perché il Napoli, come ho detto stesso nel video, quindi non è che ho messo il titolo solo per farlo bello per lei, no, l'ho detto anche nel titolo, perché il Napoli ieri ha saputo soffrire, ha saputo difendere, però nello stesso tempo ha saputo mantenere la lucidità e essere cinico sotto porta. Questa è da grande squadra, almeno per me. Poi ovvio, siamo a settembre, siamo quasi a ottobre, le partite sono tante, troppe. Io come dico sempre, il periodo più di fuoco è gennaio-febbraio con i giocatori africani in Coppa d'Africa, ok? Però io ho visto un Napoli grande di mentalità, perché un tempo, e parlo del recente passato, come Gattuso, come Ancelotti, a tratti anche Sarri, molto a tratti, soprattutto nel primo anno, il Napoli non era grande, anzi il Napoli, se subiva troppo la pressione avversaria, si deprimeva e si abbassava ancora di più. Ok, questo è il discorso. Poi Spalletti è stato... io sono pazzo di Spalletti. Cioè, passammo, allora io non sono un antigattusiano come molti ancora sono accecati dalla rabbia per quel Verona-Napoli, per quel Napoli-Verona, per tante cose, bla bla. Però mi viene dal cuore proprio da dire: non sentiamo più il veleno, ma sentiamo tattica. E io non ci sono minime paragoni tra Spalletti e Gattuso. Gattuso che ci ha fatto vincere la Coppa Italia, e io di questo gli dico sempre grazie. Io non sono uno che dimentica le cose, io gli dico sempre grazie.
però si vede a differenza di mentalità e di esporsi in conferenza stampa, cioè sentire Spalletti, noi abbiamo fatto fatica con i centrocampisti, è stato meglio giocare con un centrocampo con due mediani, con una mezzala invece che con uno solo, insomma, ah, finalmente un po' di tattica, lo amo e sentimi. Ricordo Benitez che fece quella lezione tattica sul turnover, mamma mia, mamma mia. Però, allora, Spalletti poi è stato anche chiaro, ha detto, bene, quant'è la quota? La quota Champions, la quota Scudetto, 90 punti, bene, a noi mancano 72 punti per la Champions, punto. Ha parlato di Champions e continua a parlare di Champions, come giusto che sia, perché il nostro obiettivo è la Champions, non lo scudetto. Quindi io già immagino giornalisti, tifosi avversari che sfottono. È questo, è quella. Il nostro obiettivo è la Champions. Poi chi vivrà vedrà. Però il nostro obiettivo attuale, quello che Spalletti per adesso sta portando avanti, è la Champions. Punto. Punto. E per adesso sta andando bene, lavorando con umiltà. La mia preoccupazione per le gare future è che una squadra avversaria che può pressare, che crea, che diventa molto più cinica rispetto alla Sampdoria vista ieri, io là voglio vedere il vero Napoli, voglio vedere là la vera mentalità, la vera tranquillità del Napoli, perché quando tutto va bene, va tutto bene, va tutto bene, è ovvio, però quando le cose iniziano a farsi male, iniziano a non farti seguire il copione, allora là voglio vedere il vero Napoli. Sono curioso, ma non è che quando inciampiamo su una partita sono pronto a criticare, assolutamente no. Abbiamo fatto 5 vittorie di fila che sono indimenticabili, però siamo pur sempre a settembre, quindi è logico che dopo un inizio straripante di 5 vittorie io mi aspetto continuità, continuità che stiamo vedendo. Mo c'è il Cagliari, una partita difficile, una partita dove il Cagliari vende sicuramente venderà cara la pelle. E poi ci sarà l'Europa League e la Fiorentina. Contro la Fiorentina vedremo una bella partita. Là voglio vedere il vero Napoli. Comunque sono abbastanza contento di questo Napoli contro la Sampdoria. Che poi Spalletti ha elogiato la Sampdoria, cioè ci hanno messo in difficoltà. Potevano segnare, la partita poteva finire 6 a 2, 5 a 2, 5 a 1, insomma. È stata una bella partita alla fine, perché la Sampdoria, pure su 4-0, ha creato diversi grattacapi. Dunque, pagelle, Ospina 7 sull'1-0, ha fatto due miracoli, uno appresso all'altro, quindi io confermo la mia tesi che abbiamo due portieri veramente validi. Di Lorenzo, 6,5, partita intelligente. Sta crescendo partita dopo partita, si rende protagonista in diversi recuperi difensivi. Sta recuperando, pian piano sta recuperando. Ramani 6,5 dopo il gol e la prova abbastanza consistente con l'Udinese, conferma la sua prova abbastanza pulita, abbastanza precisa contro la Sampdoria, però purtroppo è stato costretto a uscire dopo la pallonata subita nel primo tempo in faccia. È stata una bella pallonata, non c'è che dire. Coulibaly 7,5, leader difensivo. Aio, è inutile dire sempre le stesse cose. Coulibaly è tornato vero Coulibaly, sempre al posto giusto, al momento giusto. Ogni volta che la Sampdoria crossava, lui stava sempre preciso, puntuale a ribattere qualsiasi cross sul primo palo. Non c'è niente da dire a Coulibaly. Mario Rui 6 più. La sufficienza ci sta, perché ho visto bene Mario Rui, bravo in fase offensiva, stava rischiando un gol che io stavo per morire, cioè assist di Politano, se non mi sbaglio, a tagliare Mario Rui che taglia. Non c'è Mario Rui, comunque sei più, perché lui è un terzino, è chiamato a difendere e su Candreva non ci ha capito manco cazzo, ma proprio zero, zero. Fabian Ruiz 7,5. Anghissà lo ha fatto diventare uomo, ma non voglio sapere come lo ha fatto diventare uomo. Qui questo è un commento che ho letto su Twitter che allude qualcosa. Comunque Fabian Ruiz ha fatto un gol di piatto bellissimo, secondo gol consecutivo
a Genova, quindi vabbè, cazzo a cazzo a Genova, dopo Genova adesso la Sampdoria, ma comunque diligente, bravo a recuperare, ha segnato, mi è piaciuto, bravo. Sta crescendo, stiamo vedendo il vero Fabian Ruiz, anche dal punto di vista della qualità si sta vedendo, della posizione, mi sta piacendo. Anghi sa, che gli vogliamo dire ad Anguillone, che cazzo gli vogliamo dire? Chi è ancora quel tizio che dice è sopravvalutato? Ma chi cazzo è Anghi sa? E ma così, e ma colà? Ma io Anghi sa 8. Anche sta 8 attualmente sta ancora correndo a marcare. È un grande acquisto. E Spalletti sia Fabio Ruiz che anche sa li ha elogiati per la disponibilità, per la freschezza che stanno rendendo, per la continuità. Perché ricordiamoci che Spalletti ha iniziato il campionato senza centrocampo. Demme sta fuori dal ritiro, quasi. Lobotka sta fuori da almeno diverse partite. Quindi la continuità è una manna dal cielo per questi due centrocampisti che stanno rendendo con continuità. Mi stanno piacendo, anche se soprattutto da equilibrio, da sostanza, da qualità. Ha usato anche diversi dribbling. Che cazzo gli vogliamo dire di più? È stato un colpaccio, quindi complimenti aggiuntoli che Waiu Panavot ci ha fai complimenti, Maraman, complimenti giuntoli, hai fatto un grande acquisto, quindi finalmente Anguillone. Lozano 7, allora 2 assist, bravissimo, mi aspettavo qualcosa di più nell'uno contro uno, anche se alcune volte alcune giocate le ha fatte bene nel primo tempo, ma comunque Lozano sta nascendo, sta uscendo il vero Lozano dopo un ritiro non fatto bene, quindi fisicamente non al top. Il gol contro l'Udinese gli ha dato fiducia e anche oggi, o meglio anche ieri, ha sfornato una buona prestazione da 7, servendo 2 assist. Zielinski 7 non è ancora al 100%, come ha detto Spalletti, sta recuperando pian piano, visto che lui ritorna da un infortunio abbastanza fastidioso, però ha fatto un gol bravo, bello, ha approfittato dell'assist di Lozano, una bella botta sul primo, che cazzo gli vuoi dire a Zielinski, che grazie a lui mi ha fatto vincere, forse a Fantacalcio non ho visto ancora il punteggio, ma comunque le qualità si vedono, le qualità si vedono e non è ancora al 100%, quando sarà al 100% c'è da divertirsi. Insigne 7. Allora, ha servito 2 assist preziosi, veramente preziosi. Non ha fatto tira a giro e questo è quello che apprezzo di Insigne. Cioè, io Insigne sto apprezzando molto di più questi assist, questi lanci lunghi in verticale a Osimhen che finalmente hanno capito che Osimhen va servito in profondità. Finalmente, a differenza dell'anno scorso che gli davano sempre o la palla troppo tardi o la davano troppo sui piedi e Osimhen veniva anticipato, quindi Insigne, dopo parliamo di Osimhen, Insigne 7 perché è bravo, cioè ha creato diversi grattacapi e dirò di più, fatemi sapere se sbaglio. L'esperienza all'europeo gli ha insegnato la parola vincere, gli ha insegnato la parola di umiltà. Fatemi sapere, perché vedo meno di reagire del solito. Fatemi sapere se ho ragione. Osimhen, l'8 non glielo posso dare, 7,5 però sì. Cioè, si è mangiato un gol sullo 0-0, 1 contro 1, Otero, la deve insaccare. La devi insaccare, però ha fatto una doppietta. Bello il primo gol, anche se ha sbagliato il tocco. Il secondo gol che ha fatto solo lui e la porta. Comunque è stato bene in posizione. Non gli puoi dire niente a Osimhen alla fine. Sta crescendo, sta maturando, sta segnando. Io, dopo il Leicester, o meglio, durante la partita con Leicester, ho detto: guaglio, appena segna Osimhen, non si ferma più. E per adesso non si sta fermando più. I subentranti, Manolas 6,5, appena entrato ha fatto vedere bene il suo, poi si è fatto ammonire giustamente. E il Mas 6 meno, cioè ha corso tanto,
A costo tanto, però si è visto poco. Politano anche lui, se meno, poteva servire il pallone, però si è incaponito con il portare la palla al centro e tirare a giro. Petagna senza voto, un as 6 meno anche lui. Anche lui poteva segnare nell'uno contro uno, anche se era una posizione abbastanza più sfavorevole rispetto a Osimhen, però alla fine l'ha insaccata, l'ha parata, ha sbagliato. Vabbè. Spalletti ha dato mentalità, ha dato gioco, ha dato umiltà, ha dato carattere a questo Napoli. Non gli posso dare altro che un 8 pieno, personalmente. Ma poi l'8 è condito anche con la conferenza stampa che ha parlato di tattica. La grande Spalletti, non c'è niente da dire, grande Spalletti. Allora ragazzi, pagellone è finito, il giorno dopo è finito, adesso testa bassa e pedalare verso Cagliari, un saluto a tutti, forza Napoli sempre e ricordatevi che il nostro obiettivo è la Champions. Poi, se succede quello che tutti speriamo, va bene, ma per adesso testa. Ciao a you e forza Napoli.